c'è Marco. Buonasera a tutti, inizio la commissione di educazione, mi scuso per un momento di ritardo, non dipendente da me. Per quanto riguarda le comunicazioni che vi devo dare, vorrei avvisare che per gentile collaborazione del consigliere La Terza, la commissione è in ripresa video e in diretta streaming. Se c'è qualcuno che è contrario, parli ora o taci per sempre, come si dice. Io, per non perdere ulteriore tempo, passerei immediatamente la parola alla Presidente Iacono. Che ci fa una presentazione breve per dare più spazio possibile alle domande. Ci sono ancora problemi? Devo approvarlo? No, ma aspetta, Antonio, è andato. Alle domande sia del pubblico che dei consiglieri presenti.
Intanto vi ringrazio dell'invito che cogliamo sempre con grande favore da parte del Consiglio di zona, che ci consente di poter sentire la nostra viva voce le cose che stiamo facendo e quello che è anche quello che andremo a fare. È un'occasione per noi anche di panare dubbi, incertezze, chiarire alcuni episodi e anche ovviamente rispondere alle domande di tutti i genitori qui presenti. E tanto vediamo se riusciamo a... Io inizio anche solo così per non perdere tempo. Allora, i soliti temi sui quali noi continuiamo il nostro lavoro, di cui già avevamo parlato l'anno scorso, sono sempre i temi innanzitutto della trasparenza, della qualità della materia prima, degli acquisti, delle modalità di acquisto e dell'attenzione all'ambiente che cerchiamo faticosamente di perseguire, e quindi vi dirò un po' le cose, aggiornamenti su quelli che è stato quest'anno e quello che andremo a fare. Per quanto riguarda la trasparenza, abbiamo pronto il modello organizzativo 231 del 2001 che andremo ad approvare, portare in consiglio nel prossimo CDA a gennaio, e stiamo elaborando il piano anticorruzione. Per quanto riguarda gli acquisti, e stiamo implementando il nostro sito anche con tutti i dati previsti appunto dalla legge 190 e dal decreto legislativo 33. Proprio in questi giorni lo stiamo arricchendo di tutti quei dati previsti ai fini della pubblicità e dell'informazione richiesta appunto dal decreto legislativo 33. Le regole che noi applichiamo agli acquisti, come sapete, sono le regole applicabili a una pubblica amministrazione, nel quale e quindi procediamo con gara o ridotto cotton fiduciario o con affidamento diretto, approfittando di un decreto legislativo del 2001 che ci consente di fare degli affidamenti diretti per favorire la contrattualizzazione dei produttori locali, e quindi stiamo aumentando l'offerta dei prodotti di questo tipo, non senza difficoltà, che non dipendono tanto da noi, dalla nostra volontà, quanto dalla difficoltà di alcuni produttori locali a partecipare alle nostre gare, ma non tanto come requisiti di fatturato, perché abbiamo azzerato il requisito di ingresso di fatturato in modo da consentire a chiunque, piccole, medie imprese, grandi imprese, di poter partecipare alle nostre gare come ai nostri cottimi. La difficoltà che incontriamo, cosa sulla quale stiamo lavorando in affiancamento alle imprese che hanno voluto seguire questo percorso, come ad esempio il Consorzio Riserane del Parco del Ticino, è una sorta di assistenza proprio alla risposta alle richieste di tipo legale e amministrativo. Insomma, in totale, se a loro volta si facessero assistere da qualcuno competente, capace di leggere i bandi e disciplinari, forse riusciremmo ad avere una maggiore partecipazione. Recentemente, ad esempio, con Agripiace di Piacenza abbiamo attivato un contratto, ma insomma fanno un po' fatica, cioè quasi insomma, farebbero a meno di avere Milano Ristorazione come cliente. Per le regole, che ovviamente devono essere rispettate in termini di contrattualistici, ma anche in tema di continuità della conformità tecnica ai requisiti richiesti. I miglioramenti nel tempo: eravamo partiti con, come sapete, gli affidamenti sulle materie prime, vecchia amministrazione, erano impuntati prevalentemente, dando prevalentemente peso al prezzo, anche con degli acquisti dove arrivavamo al 95% di attribuzione e punteggio all'elemento prezzo. Abbiamo iniziato l'anno scorso a spostarci più verso la qualità, però proponendo sempre un 60 punti al prezzo e 40 alla qualità. Quest'anno abbiamo voluto invertire proprio e dando prevalenza esclusivamente alla qualità, per cui tutte le gare ad oggi sono svolte dando 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo.
quello che dicevo prima, appunto l'annullamento del requisito del fatturato in ingresso. Avevamo già rivisitato un po' tutte le gare d'appalto per tenere conto anche dell'indicazione della spending review. La giudicazione finale è facoltà per noi di rifare un audit o chiedere un campionamento prima della giudica finale, quindi sottoporre il prodotto ad analisi, o tutte e due in taluni casi, e i requisiti erano sempre quelli di favorire, appunto, consentire al partecipante di poter offrire delle migliorie rispetto ai requisiti richiesti, quali appunto la certificazione volontaria di rintracciabilità, la possibilità anche a fronte di una richiesta di prodotto convenzionale di poter offrire prodotto a lotta integrata o biologico. Produzione locale, filiera corta, ovviamente hanno dei punteggi superiori a chi si presenta come commerciante rispetto, come distributore rispetto al produttore, e per quanto riguarda le politiche ambientali attuate dal potenziale fornitore c'è la possibilità di offrirci delle imballate, ad esempio con condizioni di riciclo elevati, così come prevede il decreto ministeriale i criteri minimi ambientali. Per quanto riguarda il protocollo d'intesa con la Regione Lombardia per l'inserimento nei menu scolastici dell'otrofe allevati in acquacultura e a chilometro zero, vi devo dire insomma, che questa sperimentazione sta andando un po' a rilento, non perché facciamo fatica noi, ma perché, ripeto, fanno fatica sempre loro a seguirci. O meglio, diciamo, sono cambiate delle situazioni a livello di Regione Lombardia, per i quali diciamo, c'è stato un rallentamento. Adesso speriamo di riuscire ad avere questi finanziamenti dalla comunità europea, almeno non dovremmo averli noi, ma dovrebbe averli la Regione. E rispetto ai miglioramenti, per chi già lo sa, ma per chi non lo sa, abbiamo introdotto una serie di prodotti biologici, il budino proveniente dal mercato ecosolidale, il pane integrale una volta alla settimana, la polpa di pomodoro a chilometro zero del consorzio Casalasco col Diretti e alcuni, diciamo, il pesto con pinoli, cioè tutti gli ingredienti di provenienza mediterranea. Continuerà anche quest'anno, in occasione diciamo, della ricorrenza della strage di Capaci, il menù prodotto con prodotti da Libera Terra, provenienti dai terreni confiscati alla mafia. Continueremo col progetto dei menù etnici. Questa è una serie di miglioramenti introdotti nel menù che potrete trovare anche sul nostro sito. Diciamo che il processo di miglioramento, anche se non così incisivo, comunque è sempre fatto ad ogni previsione di nuovo menù. In particolare quest'anno abbiamo acquisito come nuovo contratto una gara d'appalto sulle carni bovine. Siamo riusciti ad ottenere carne, noi avevamo chiesto carne italiana, quindi nato, allevato, macellato e sezionato in Italia, le famose quindi 4T, e il fornitore ci ha proposto non solo carne 4T ma anche carne IGP, ovvero da indicazione geografica protetta, quindi provenienti dal territorio del consorzio dell'Appennino Emiliano-Romagnolo e Marchigiano. Le carni bicole sono italiane, di animali allevati a terra, e le uova pastorizzate sono di classe A, galline allevate a terra in allevamenti italiani. Burro filiera corta, chilometro zero, il caseificio bresciano. Tralasciamo l'elenco, questo comunque lo trovate sul nostro sito, è la situazione attuale delle materie prime che noi stiamo utilizzando in ristorazione scolastica, è esattamente quello che potete trovare nel nostro sito. Per quanto riguarda l'eccedenza alimentare, continua la raccolta volontaria presso le scuole che aderiscono volontariamente al progetto, del recupero di pane e frutta avanzate in circa un centinaio di scuole.
CTC ha iniziato anche a ritirare le scorte di produzione presso un centro cucina nel quale abbiamo iniziato una sperimentazione a maggio scorso, nel senso abbiamo 5 cucine nelle quali comunque giornalmente avanza sempre del cibo pronto, dalle quali possono essere ritirati cibi da destinare agli indigenti o comunque a situazioni già enti di caritatissime. Ovviamente perseguono le azioni di contenimento degli avanzi. Sulle diete speciali andrei veloce, nel senso che sono i numeri che già conosciamo e che sono, potete reperire sul nostro sito. Anche qui sono state fatte una serie di azioni di miglioramento, come ad esempio l'adozione dell'etichetta colorata che individua gli allergici gravi, questi per dare ancora maggiore attenzione al evitare insomma gli errori che sono accaduti in distribuzione, e sono state fatte una serie anche di appunto il sacchetto trasparente che prima era di carta per le diete speciali per il contenimento della frutta e del dessert. Poi abbiamo la richiesta, abbiamo sollecitato il comune, cosa che poi ha fatto, affinché facesse un'azione anche di sensibilizzazione sugli insegnanti, perché qualche incidente è occorso anche per il mancato controllo e vigilanza da parte degli insegnanti. Altre azioni di miglioramento ovviamente riguardano anche la produzione, il progetto di produzione centralizzata delle diete sanitarie ha dato esito negativo, per cui continueremo a produrre le diete ciascuno nella propria cucina di riferimento, e stiamo verificando, mi pare che forse riusciremo a fare, a utilizzare la farina di amido di mais invece che di farina insomma, zero, per in modo da ridurre il rischio per le impanature, le infarinature e per i celiaci, e così i celiaci potranno mangiare anche gli alimenti previsti dal menù comune. Per quanto riguarda l'attenzione per l'ambiente, continua la raccolta differenziata dei bambini presso le scuole, abbiamo diritto a un progetto Riponte che qualifica, poi chi era la prossima? È un progetto che ha vinto un bando promosso dalla Fondazione Cariplo, e che coinvolgerà appunto l'intera comunità del quartiere Ponte Lambro nell'approfondimento di tematiche e di stili di vita che promuovono la cultura della sostenibilità. Abbiamo iniziato settimana scorsa a progettare, 2 settimane fa, a incontrare i nostri partner per sostenerli in questo progetto di ricerca e di attualizzazione, cioè nel senso sarà un progetto operativo che coinvolgerà le scuole e anche le famiglie. E con loro faremo un lavoro di verifica della migliore prestazione ristorativa in termini di appunto di impatto ambientale. Le iniziative, come dicevo, continueranno. Oggi c'è stata quella del menù siciliano che volutamente abbiamo invertito col menù medio orientale. Proprio con l'intenzione che vogliamo arrivare a prepararla molto bene questa giornata, che sicuramente potrà destare qualche contrapposizione, quindi preferiamo essere certi di fare un buon lavoro e quindi ci siamo dati più tempo. Il progetto Bioregione è un progetto che è già ormai al secondo anno di attività. È un progetto nel quale appunto Milano Ristorazione collabora con l'università, e questo è rivolto all'individuazione della migliore domanda rispetto all'offerta, quindi a far incontrare chi fa l'offerta con chi ha disponibilità del prodotto sul territorio. In termini di educazione alimentare partiremo oramai a gennaio, volevamo partire a dicembre con questo progetto che si chiama Siamo Tutti Cuochi, un progetto nel quale viene in collaborazione con la Fondazione De Marchi e la professoressa Clara De Clario, la professoressa Scaglioni, pediatra della Quinta Clinica Pediatrica di San Paolo, ex professora Agostoni della Clinica De Marchi. Sostanzialmente si traduce in laboratorio di cucina
in orari più o meno gettato pomeriggio, dove i genitori potranno incontrare i nutrizionisti della clinica De Marchi con le dietiste, il nostro chef sarà a disposizione per preparare con loro delle pietanze e contemporaneamente i bambini, anche loro assistiti dalla professoressa Clara De Clario, faranno anche loro il loro piccolo laboratorio di cucina e al termine cena conviviale, dove ognuno condividerà il cibo preparato, quindi avremo il cibo preparato dai bambini e il cibo preparato dai genitori. Quindi poi c'era il progetto Mangiare con Cura, che sta, siamo quasi in dirittura d'arrivo, nel senso abbiamo esaurito tutto il programma. Inizieremo con delle scuole, 4 scuole pilota a gennaio, per completare il percorso di questo progetto, che è un progetto di ricerca svolto con l'Università Bicocca di Milano. Io a questo punto chiuderei e quindi resto a vostra disposizione. Grazie Presidente, io acquisisco questo per allegarlo al mio verbale. Per quanto riguarda diciamo la zona 9, nel corso di quest'anno, ci siamo visti l'anno scorso, questo è un incontro che cerchiamo di organizzare ogni anno all'inizio dell'anno, quest'anno sono un po' in ritardo, l'abbiamo fatto anche lo scorso anno, quindi è un'iniziativa che si fa per concentrare un po' quelle che sono le domande e i quesiti che durante l'anno emergono nel corso delle sedute e per dare modo ai cittadini di esprimere invece di fare le proprie osservazioni e le proprie domande, i cittadini che sono in questo caso, presuppongo, quasi tutti i genitori. Nel corso di quest'anno, diciamo, le problematiche che sono emerse nel corso, diciamo, dell'anno dal Consiglio sono state queste. È in corso di presentazione una mozione, cioè verrà discussa prossimamente una mozione per abolire l'utilizzo della plastica dei set di piatti nella ristorazione scolastica. C'è stato, diciamo, nel corso delle riunioni per dare parere sul regolamento delle commissioni mense, che come sa tutti i consigli di zona hanno dovuto dare parere sul regolamento delle commissioni mense, è emersa una tematica che non era attinente al regolamento, che perciò avevo appunto detto che sarebbe stata discussa in questa occasione, ed è quella dello sciopero del personale, delle occasioni in cui sciopera il personale e di conseguenza il pasto freddo. Questa tematica sembra essere in fase di risoluzione, vorremmo capire se la soluzione è definitiva, se il prefetto deve intervenire tutte le volte per dichiarare che il pasto, cioè che diciamo che il diritto di sciopero viene limitato in quanto si tratta di un'attività necessaria, se questo riguarda anche gli scioperi del personale comunale e del personale di cooperativa. Per cui, diciamo, se questo significa che il problema si è risolto indefinitamente o se invece altre tipologie di sciopero possibile potranno portare all'interruzione del servizio. Questo lo dico perché mi è stato scritto che, per esempio, lunedì. Diamo spazio magari. Consigliere Pellegrini, quando sarà lei presidente di questa commissione, e glielo auguro, probabilmente già nel prossimo mandato, farà di solito lei tiene il microfono per 10-15 minuti, io credo che sto parlando da 3 minuti, mi sembra che sia un mio diritto, la ringrazio, comunque la ringrazio della sollecitazione, non sto parlando di cose inutili, sto riassumendo quello che è Presidente, guardi, mi sta facendo solo perdere tempo, andiamo avanti così?
Vabbè, ma tiriamo qua la gente, facciamola parlare, ascoltiamola, poi replichiamo noi. Taci. No, taci tu. Facciamo un momento di respiro profondo, c'è tutto il tempo del mondo. Quindi questa è in sostanza, se non dimentico niente, le cose che sono emerse durante quest'anno. Adesso naturalmente i cittadini che desiderano fare domande possono avvicinarsi a un qualsiasi microfono libero, prendere il pulsante e parlare. Subito? Nel caso in cui non... prego. Sì, si presenti come scuola. Certo, sono della scuola di Via Giustizia, La Materna, mi chiamo Petra Loreggiani. E la domanda che volevo fare a Milano Ristorazione, che emerge dopo tutta una serie di episodi legati al problema della terra dei fuochi nel sud Italia e quindi insomma moltissime zone d'Italia fortemente contaminate sul territorio, noi avremo necessità di capire con estrema precisione la provenienza di tutte le materie prime che vengono utilizzate per ad esempio preparare la salsa di pomodoro per i bambini, piuttosto che i pomodori stessi che abbiamo visto proprio da quello che voi avete pubblicato sul vostro sito, che provengono dalla Campania in maniera molto appunto giustamente generica, senza specificare da quali province della Campania ad esempio, piuttosto che di moltissime verdure o frutta che hanno come indicazione di provenienza in maniera molto generica l'Italia, senza riuscire a capire da parte dei genitori da quali regioni d'Italia tutto questo proviene. Noi avremmo necessità di sapere con precisione da dove arrivano i cibi che vengono utilizzati per i menù dei nostri bambini. Grazie, raccogliamo qualche domanda e poi procediamo. Prego. Si accomodi al primo microfono libero, prema il pulsante. Buonasera. Io rappresento la scuola di Pastrengo, sono la presidente di Pastrengo. Allora, io domande ne ho veramente poche, nel senso che i bambini sono i primi ad essere considerati. Allora, gli scioperi secondo me devono essere, come ha detto l'Aeroconsolo, un po' presi in considerazione, perché i bambini sono quelli che ne risentono come prime persone. Secondariamente il menù nuovo che è stato introdotto, secondo me, non è accettato da tutti i bambini. Quindi di conseguenza bisogna trovare una soluzione alternativa che tutti i bambini mangino, indifferentemente che ci sia il piatto vegano, il piatto cinese, il piatto, non dico che non deve essere accettato il piatto in generale, però tutti i bambini devono mangiare e non sono costretti a stare a casa per quel giorno, perché alcuni non portano neanche i bambini a scuola. Quindi secondo me dovete un po' rivedere questa cosa, poi vedete voi. Un'altra cosa, facendo la commissione mensa, io assaggio i piatti, e l'ho già detto alla Presidente di Ristorazione Milano, perché l'ho incontrata in una zona che non era la mia purtroppo, e gliel'ho detto, i gusti per i bambini sono importanti, se ci sono troppe cipolle o troppo aglio nel pesto, i bambini non mangiano queste cose, quindi di conseguenza bisogna anche un po' adeguarsi ai piatti dei bambini, perché non sono grandi. Io parlo per Pastrengo perché sono dell'infanzia, quindi bambini che hanno 3, 4, 5 anni. Un'altra cosa è di dare un po' importanza anche dei prodotti che voi prendete, come ha detto questa signora prima, perché giustamente la contaminazione dei terreni comunque c'è, noi non la vediamo, non lo possiamo valutare questa cosa. Quindi siete voi che dovete vedere, voi nel senso chi è competente di fare queste cose, prendersi la responsabilità e vedere effettivamente che non ci siano contaminazioni, perché i bambini sono i primi che ne risentono. Io chiedo solo queste cose. Grazie. Prego. Grazie a tutti per l'estrema concisione. C'è qualcun altro? O anche i consiglieri, non è obbligatorio. Prego, consigliere Santoyan. Scusi, non avevo visto. Prego.
Sì, buonasera, sono della scuola Munari, una scuola materna. Volevo solo fare una precisazione rispetto a quello che ha detto l'altra signora, rispetto ai menu speciali, che possono rappresentare per i nostri bambini un'occasione magari per vedere, per assaggiare qualcosa di nuovo e per magari appunto scoprire degli alimenti che non appartengono magari alla nostra cultura, però potremmo magari integrarli all'interno di un menù, cioè per quel pranzo che contenga anche però un piatto che sia più familiare a noi, perché cioè quello che è successo nelle precedenti edizioni, insomma quest'anno è stato quello che magari ci sono bambini che magari non hanno assaggiato niente, perché magari anche per fissazioni, no? Uno vede una cosa che non ha mai mangiato e non la vuole assaggiare, e allora la possibilità magari di proporre un piatto del menù appunto vegano, quello che è, può essere appunto avvicinare i nostri bambini a qualcosa di nuovo, a una novità che poi ci può anche piacere, ma magari proporre un secondo o un primo che sia invece più simile a noi, in modo che se uno non l'ha assaggiato mangi la pasta normale, il pomodoro e vabbè, per quel giorno lì va bene così, perché comunque credo che come mamma, no, in tutte le proposte culinarie c'è quello che non vuole mangiare il pesce, quello che non vuole mangiare il calofiore, no, però gli si propone sempre, però avendo cura che magari su tre cose qualcosa la possono mangiare. Poi invece volevo fare una domanda invece sul menù, sulla giornata della celiachia, perché quello è invece, mentre gli altri mi sembravano un avvicinarsi a culture, a modo di mangiare magari diversi dei nostri, però la celiachia invece è una malattia, è una condizione di grave svantaggio per i bambini che ce l'hanno e poi di grande appunto attenzione, perché basta niente per sentirsi male, però bisognerebbe riuscire a integrare questi bambini, cioè facendoli sentire, non mangiando noi come loro, ma cercando loro di mangiare come noi, per cui magari proporre un piatto, che ne so io, dico una cosa che faccio a casa mia, la polenta e il coniglio, per dire, no, cioè nel senso che mangiano insieme a noi, il risotto con le zucchine, ma cioè il menù senza glutine è una cosa che viene fatta per curare una malattia, no? Come ce ne sono altre, ecco. Queste sono le mie domande. Grazie. Allora, gli iscritti genitori ce ne sono altri, se no, prego. Poi abbiamo come consiglieri iscritti Santoianna, Pellegrini, Luzzi, giusto? Perché faccio tutto da sola e posso sbagliare, quindi non lo so. Sì, buonasera, sono un'educatrice di asilo nido, volevo dire proprio quattro punti. Nido piani, scusate. Cose molto molto banali, ma che all'asilo nido penso che siano principali e importantissime. Mancanza di piatti. Non abbiamo piatti, non abbiamo posate. Andiamo alla ricerca dell'impossibile. Sono di carta o di ceramica? Allora, in teoria sono di melamina, giusto? Melamina, per cui plastica che viene lavata, perché è un centro cucina interno al nido, ovviamente. Ci ritroviamo con, esempio, il primo piatto, cioè il piatto fondo di plastica, dove i bambini, non vi dico che difficoltà hanno a mangiare, e il secondo piatto, il piatto piano, invece di melamina. Richieste su richieste su richieste a Tizio Caio Sempronio, siamo a fine novembre e la soluzione non c'è ancora. Primo, principalmente, per cui bambini piccoli stiamo parlando, posate non adeguate a bambini piccoli, per cui richieste di cucchiaini a tutto spiano, ma non sappiamo se ci sono, dove sono e dove finiscono, se ci sono. Secondo punto, richiesta se possibile di più varietà di verdura, perché bambini piccoli, dove sappiamo benissimo a livello educativo, a livello pratico, parlo principalmente, magari mangiano rispetto a bambini più grandicelli, parlo di scuola dell'infanzia, dove magari la verdura viene più scartata purtroppo,
bambini piccoli ne mangiano, devo dire la realtà è questa. Chiediamo un po' più di varietà, perché si hanno patate ogni tanto, carote, zucchine, verdura verde. Carote, zucchine, verdura verde. Penso che l'Italia abbia più varietà di verdura, spero. Terzo punto, piatto unico, che anni che ne parliamo, i bambini piccoli, il piatto unico, vi faccio l'esempio, la pasta pasticciata, difficilmente la gradiscono. Perché non torniamo un po' alla semplicità? È così difficile fare un piatto di pasta bianca ed eventualmente un secondo, non so io, non sono cuoca, ma potrei forse risolvere la situazione più facilmente, anche se non sono chissà che preparazione, che adesso non mi viene, scusate le parole. Quarto punto, scusate, mi sono persa, non me lo ricordo. Piatto unico. Ok, grazie, prego. Scusate, no, mi è venuto in mente, scusatemi. Merende all'asilo nido. I bambini fanno, parliamo sempre di bambini piccoli, non perché la scuola dell'infanzia siano grandissimi, però vi parlo della mia realtà ovviamente. Bambini piccoli che sono lì dalle 7:30 del mattino alle 17, 17:30 o 18. Merende le stesse identiche. Yogurt il lunedì, siamo sempre esempi, biscotti con latte il martedì, yogurt il mercoledì, frutta il giovedì, latte, biscotti il venerdì. C'è la possibilità di variare un po' di più? Grazie. Grazie, il genitore. Buonasera, Roberta Colombini, primaria Cesari. Io vorrei accennare al problema delle quantità, delle porzioni. Io faccio commissione mensa in una scuola primaria e una collega di commissione mensa mi dice che ha già portato avanti in passato il discorso della differenziazione delle quantità a seconda dell'età dei bambini. Tra una prima e una quinta le esigenze ovviamente sono differenti. Ma quantità anche in un altro contesto. Ho avuto occasione di fare una verifica in occasione di un piatto unico della polenta con lo spezzatino la settimana scorsa, che c'è stata da noi mercoledì scorso, e devo dire che le quantità erano poche, erano scarse. Cioè in un piatto unico per un bambino che o mangi quello oppure è finito, avere delle quantità esigue, soprattutto di polenta poi all'atto pratico, perché lo spezzatino c'erano tanti piselli, anche comunque diciamo che proteine ce ne potevano essere a sufficienza, ma proprio a livello di polenta c'erano delle quantità secondo me scarse. Sono andata un pochino a guardare in rete per quello che può valere, per carità io non sono una nutrizionista, non sono una che si è diciamo esperta in materia. Ho visto che la grammatura a secco su Milano Ristorazione per i bambini delle primarie di 55 grammi di farina di mais. Ho visto che altri comuni per la ristorazione per le scuole primarie adottano grammature che sono del 30% superiori, parliamo di 70-75 grammi. Ora si tratta di parlare di anziché una cucchiaiata e mezza alla fine, non è che stiamo parlando di una enormità. Per un piatto unico secondo me è una cosa di cui tenere conto. Se ci sono invece due portate, diciamo che il problema si diluisce alla fine. Io avrei finito. Grazie mille. C'è qualche altro genitore? Io ringrazio veramente tutti. Ah, ecco, prego. Scuola. Allora, scuola Bussero, sono Marilu Santoiello, referente della commissione mensa. Io avrei due. Una è se sono andate avanti le sperimentazioni, le prove sulle ricette alternative per le diete, che anche quelle sono un paio di anni che le chiediamo, soprattutto perché appunto questi bambini con la dieta ricevono spesso legumi lessi, per cui non sono molto accattivati. Così. Poi volevo chiedere il motivo per cui, anche perché sul tema della mozione probabilmente partirà Consiglio di zona 9, perché sia stato ritirato l'appalto sulla plastica? La procedura era andata avanti, quindi mi chiedevo perché è stata annullata. E niente, vabbè, poi leggendo il bilancio totale volevo solamente sottolineare di dare al Cesare quel che è di Cesare, perché
anche il merito di aver tolto le vaschette di plastica, magari va condiviso anche con i consigli di zona, con la rappresentanza. Sembra che sia stato attribuito invece tutto al vostro management e alla presidenza. Grazie. Grazie. Consigliere Luzzi. Grazie Presidente, ringrazio la dottoressa Rogliacono per essere venuta qui a parlare con noi dei problemi diciamo, della realtà della ristorazione. Io parlo come consigliere di zona, ma con papà di una bimba di 3 anni che l'anno scorso andava all'asilo, quest'anno va alla scuola materna, e i problemi che io ho sollevato fin dal 2011 riguardano innanzitutto il problema già anticipato prima dalla Presidente del Consiglio riguardo lo sciopero, per cui il problema che ho sollevato e per cui non ho voluto trattare solamente adesso, ma anche trattare fino al 2011 con diverse segnalazioni che ho presentato in Consiglio, deriva dal fatto che appunto portarsi i panini a casa non è sicuramente un'alimentazione adeguata per bimbi che hanno da un anno a 3 anni e sappiamo quanto l'alimentazione è importante per questa fascia d'età. E so, ho letto il comunicato del 15 novembre, spero che possa essere anche applicato in futuro e possa essere esteso sempre. La cosa che mi chiedo, perché so che ci sono dei genitori che stanno raccogliendo le firme, se c'è la possibilità eventualmente per i giorni di servizio che ci sono stati, cioè di servizio, di mancata erogazione di servizio a causa degli scioperi di Milano Ristorazione, se si possono decurtare dalla spesa che sta pagata, perché in effetti durante il nostro sciopero noi ci siamo portati i panini da casa, per cui non abbiamo ricevuto servizio, se possiamo essere in qualche modo, voglio dire, perché pagare un servizio che non abbiamo avuto? Questa è la semplice e banale domanda. E in caso di eventuale sciopero con mancata erogazione di servizio, se questi giorni possono non essere conteggiati per il pagamento della retta, io adesso ho pagato la retta, e comunque è comunque significativo, per cui volevo chiedere, fare questa domanda. Quindi non pagare in caso di sciopero. La seconda, volevo sapere se avete dei dati, avete raccolto già dei dati rispetto a quando è stata la giornata del menù vegano, quanto cibo è stato sprecato, perché dai sondaggi che faccio io con i genitori mi sembra che più del 90% non abbia mangiato questo menù, e sicuramente per, come dicevano prima alcuni interventi che mi hanno preceduto, sicuramente è importante adeguarsi e comunque avere un'alimentazione diversa dalla nostra, ma come tutte le cose ci vuole un'educazione, per cui se un bambino di 3 anni fa mangiare il tofu probabilmente ci gioca come fosse, non so, come fosse il di Dove, per cui probabilmente è forse l'alimentazione corretta, probabilmente una pasta, come c'è prima, una pasta in bianco, una pasta a sugo è sicuramente più adeguata. L'ultima domanda che voglio fare è per quanto riguarda i prodotti biologici che avete introdotto, se avete dei dati rispetto a quanto è aumentato il costo per l'acquisto di queste materie prime, che sicuramente che sono maggiormente di qualità, però voglio capire anche rispetto ai costi di una ristorazione quanto questo è il cibo, se avete già un dato di questo. Da ultimo, la battaglia sulla plastica, abolire la plastica nella confezione, non voglio accendere il dibattito, però mi sembra, direi, molto ideologica, nel senso che non ci sono dati sensibili sui danni che possono provocare prodotti di questo genere, tant'è che anche i membri della giunta di questa città si sono espressi in maniera contraria a questo cambiamento. Grazie. No, sulla plastica, solo per precisare, il cambiamento è stato fatto sulle gastronorme. Per quanto riguarda i piatti e le posate, no, solo per chiarire, credevo ci fosse un equivoco. Consigliere Pellegrini, prego. Grazie Presidente, grazie anche alla Presidente che è qua con noi e ha saputo ascoltare i genitori. Io, ascoltando i miei colleghi, a questo punto chiedo qualcosa di nuovo, nel senso che si è parlato del menù vegano, delle migliaia e migliaia di mail che credo, centinaia, Milano Ristorazione avrà ricevuto
chiaramente in maniera trasversale, nel senso che da papà e mamme di diversi orientamenti politici, e questo forse ha colpito più di tutti, perché Milano Ristorazione è un'azienda che deve servire per nutrire i bambini a scuola, non per far politica, perché la politica è una cosa che si fa qua dentro, la facciamo fuori, la facciamo quando andiamo a votare, ma non per nutrire i bambini. Si fa una politica nutrizionale, ma non si mettono le idee e le ideologie nei piatti, si mette il cibo. Lo dico perché sono andato a stamparmi oggi questo estratto sul sito, perché stamattina il mio bambino mi ha detto: papà, sono anch'io un papà di due bimbi, uno di 9 anni, l'altro di 12. Quello di 12 fortunatamente ha detto che lui è felice perché ha finito con Milano Ristorazione. Vabbè. Purtroppo non sono felice di questo, ma prendo atto che i bambini non sono così entusiasti. Il piccolino mi ha detto: papà, domani non vorrei andare a scuola perché c'è il menù medio orientale. Ah, premetto, i bambini fino ad oggi, nessun bimbo e nessuna famiglia è stata avvisata da Milano Ristorazione e dalla scuola di questo cambio di rotta, perché poi se andate sul sito vi troverete nella giornata speciale ancora la giornata dedicata al menù medio orientale, perché io me lo sono stampato ancora nel sito. Da un'altra parte trovate giornata siciliana, dall'altra medio orientale. Quindi chiedo gentilmente alla Presidente di gestire molto meglio il sito e la comunicazione fatta ai genitori. Ho avuto qualche mail di mamme che proprio non hanno mandato il loro figlio perché l'altra volta, in virtù dell'altro pranzo, i bimbi sono andati a casa, non avevano mangiato nulla, la giornata a scuola per chi fa l'elementare è un po' lunga e quindi pane e acqua solo in galera si mangiava, non si mangia più neppure in galera. Tutto questo per dirvi che vi voglio leggere un estratto che fa un po' specie, ma è quello che poi ho detto in premessa, che la politica si deve fare fuori da queste aziende. Vi leggo quello che ho sottolineato. L'esperienza positiva delle giornate dell'integrazione, introdotto alla fine dello scorso anno scolastico, è alla base delle nuove giornate per con menù speciale che verranno celebrate nell'anno 2013-2014. Giornate speciali che comprenderanno menù tipici ed etnici per proseguire il percorso intrapreso di integrazione, ma anche menù particolari utili ad introdurre ed approfondire tematiche già presenti ma non abbastanza sviluppate nella quotidianità. Tutti i menù si pongono l'obiettivo non solo di far provare nuove ricette, ma di trasmettere dei messaggi di inclusione e di tolleranza. Non mangiare, bambini. Perché è attraverso il cibo che mangiamo ogni giorno che possiamo imparare a conoscere meglio ciò che è diverso ed apprezzato. Concludo. Ciò vale per un alimento che introduciamo nel nostro corpo e inevitabilmente entra a far parte di noi, sia per comprendere meglio chi ci sia vicino ogni giorno e magari per convinzione, per stile di vita, per motivazione religiosa e per obbligo derivante da una patologia a un regime alimentare diverso dal nostro. E perciò si introducono queste giornate a menù speciale. Questo è il problema. Queste quattro righe fanno capire che i menù speciali non nascono per i bambini, ma nascono per un'ideologia. Grazie. Però no, voglio finire, perché è importante, e questa è una cosa centrale. Tu, Presidente, voglio chiedere una promessa. Milano Ristorazione è un'azienda che fornisce nutrimento, cibo ai bambini. Non deve usare la politica. Qua, in queste quattro righe, è condensato un messaggio che non ha niente a che vedere con la nutrizione dei bambini. No, lei non mi toglie la parola, io voglio finire. Consigliere Pellegrini, non lei l'ha tolta a me, per cortesia. Io ho fatto un intervento e vorrei finire. Bene, concluda, perché è quello che si è diventato più tempo. Più.
con il suo tempo, perché ho altre cose da chiedere alla Presidente. No, beh, scusi consigliere Pellegrini, adesso passiamo all'altro. No, devo finire, un secondo. Prego. Allora, preso atto e chiedo alla Presidente di tenere conto che i clienti non siete voi o noi, ma sono i genitori. Grazie consigliere Pellegrini. Non può far finire perché è un tema importante che non si può bloccare. Consigliere Santoyemma. No, non mi toglie la parola. Non mi toglie la parola. Mi devo fare altre domande, è una questione seria che va approfondita. Non si fa un'addizione in questo modo. Questi temi sono importanti. Consigliere Pellegrini, questi se ha un problema sono importanti. Lei ha problemi. Io devo dare la parola. Abbiamo qua il Presidente, ho alcune domande da porgli, lei non può togliermi la domanda, la parola. Allora, tornando a ciò, ed è importante, tenete conto di quello che avviene, il menù vegano vi ha dato risultati. Consigliere Pellegrini, o fa le domande o si interrompe. Ma io devo fare un intervento, io faccio politica e faccio un intervento. Grazie. Su questo argomento facendo politica. Tempo fino io non a mangiare i bambini, io non ho questo compito, io compito di fare politica. Al Presidente, grazie, che fare questo tipo di lavoro non significa dare dei messaggi subliminali politici ai bambini. Bisogna nutrire i bambini perfettamente. Allora, un'altra domanda che mi tocca fare è: perché non avete cambiato? Andrea, intanto abbassiamo la voce, poi ok, va bene. Poi fare allora, visto che prossimo è un giro. Tema importante che mi coglie veramente perché secondo me consigliere Pellegrini, lei la domanda è: perché avete cambiato in maniera così repentina senza fare una comunicazione corretta alla scuola e ai genitori il menù? Seconda cosa, prima lei parlava di scuola pilota, di 5 scuole in zona 9, vorrei capire quali saranno per un progetto, di cosa parlava, scusi Presidente, un progetto pilota nella zona 9, 5 scuole venivano coinvolte. Ho detto zona 9, ho detto 4 scuole su tutta Milano. E volevamo sapere quali, così almeno ci capivamo che scuole erano coinvolte. L'altra cosa importante che stavo finendo era, forse conviene magari sentire e ascoltare i genitori e i bambini facendo dei sondaggi per capire l'orientamento, perché voi non potete impostare questi menu senza ascoltare i clienti, perché i clienti fanno mercato. Grazie. Una prego, consiglio. Ma dà fastidio questo, dà fastidio parlare, dà fastidio. Grazie Presidente. Allora facciamole più lunghe queste cose che sono importanti. Okay. Non si prende in giro la gente, si fa le audizioni, si ascolta, si dà del tempo perché sono temi importanti. Onestamente anche io ho le bambine che mangiano con Milano Ristorazione, sono più preoccupata della tracciabilità degli alimenti che del messaggio subliminale politico che può dare una giornata speciale. Mi preoccupa più da dove arrivano i pomodori. Che il menù orientale siciliano. Oh, io vorrei fare alcune domande. Ottima la collaborazione con AgriPiace, perché noi genitori da tanto tempo abbiamo voluto che Milano Ristorazione collaborasse con questo progetto. Certo va un po' strutturato, però va bene l'inizio di questa collaborazione. Bene anche il menù siciliano perché i bambini e le bambine è piaciuto, era buono e comunque in linea generale la qualità di Milano, del cibo di Milano di Ristorazione è migliorata. Va bene anche l'inversione delle gare d'appalto del 70% sulla qualità e il 30% sul prezzo, però ci sono ancora dei fornitori vecchi tipo Stratico e Alvio che forniscono frutta e verdura e anche pomodori, una gara di 10 milioni di euro è stata firmata, cioè il contratto è stato firmato nel 2011 e questa, la gara è stata fatta con i 30 e 70. Volevo capire se qui il rinnovo sarà stato secondo le nuove regole del 70 e 30% al prezzo. Perché comunque dare il 70% a quello che è molto oneroso, quindi devo capire come gli orientate in tal senso. Poi volevo capire più sul progetto Bioregione,
nella pratica in cosa consiste questo progetto. Inoltre volevo capire della... Io sono stata a visitare la San Martini, il centro cucina, e c'era una macchina delle lasagne bellissima, però mai utilizzata. Volevo capire che intenzione avete, come recuperarla, non so, anche venderla alla varina, cioè, poi un'altra domanda, ho letto che c'è stato un contratto per acquistare dei panettoni bambini. Questo va bene. Per i dipendenti di Milano Ristorazione. Volevo capire come mai, perché. Qual è la domanda, scusa Anna? Qual è la domanda? So che è stata fatta, è stato un contratto per acquistare con 4.000 euro dei panettoni Paoli per i dipendenti di Milano Ristorazione. Ma la Giorgia Natale lo fa il presidente della Ristorazione. Quindi spero che la nuova gara d'appalto per comprare i piatti, i bicchieri, di plastica siano biodegradabili e poi possiamo capire come sostituire comunque in modo definitivo la plastica. Grazie. Grazie, 3 minuti. Consigliere Capogruppo Vegano, anche lei ha più di 3 minuti, così diamo sì, tempo. Sì. Io volevo soltanto dire che secondo me alcune domande che sono state fatte sono più che pertinenti, per esempio quando la signora ha chiesto la provenienza per esempio delle verdure, di pomodori, così credo che vabbè, la risposta sia che non proviene da quel, mi auguro almeno, però è una buona domanda. Come buona domanda secondo me è stata quella delle porzioni, no? Perché poi le porzioni dipendono anche molto da chi le dà le porzioni. La qualità dei cibi, io credo che noi dobbiamo porre l'attenzione sulla qualità dei cibi, ma poi tutti gli altri discorsi secondo me sono un po' più complessi, nel senso che è chiaro che ogni genitore, io sono genitore, vabbè, i miei figli non hanno più, hanno 25 e 22 anni, ci sono andati un po' di anni fa, no? Mio figlio andava alla mensa del nido, dell'asilo, ogni tanto non mangiava quello che gli veniva proposto perché non gli piaceva. A noi gli piaceva che non mangiava, però è cresciuto lo stesso, no? Oggi pesa 102 kg e è alto 1,90 m, no? Per cui voglio dire, attenzione, anche allora c'erano le commissioni mensa e io ho fatto parte delle commissioni mensa allora, no? E cioè, secondo me la questione vera è sulla qualità dei cibi, sul fatto dei menù diventa un po' più complesso, perché ognuno vorrebbe, per esempio, sono sicuro, non me ne voglio il consigliere Pellegrini, però sono sicuro che suo figlio gli ha detto io il menù medio orientale non lo mangio perché lui preferirebbe, per conformazione culturale probabilmente, che c'è in casa mangiare polenta tutti i giorni, visto che è un mangiare padano, per cui voglio dire, stiamo attenti su queste cose, cioè secondo me le risposte che io mi attendo dalla Presidente sono quelle sulla qualità dei cibi, no? E anche una risposta che è quella che ha posto il consigliere Luzzi, cioè sulla questione per esempio degli scioperi, tenuto conto che i lavoratori di qualsiasi categoria e di qualsiasi lavoro facciano hanno il diritto di sciopero, però in questo caso, visto che hanno a che fare con utenti piccoli e che quindi vanno curati in particolar modo, cercare di limitare al limite il danno che gli può provenire da grazie. Consigliere Macari, anche lei sta per 3 minuti, mi auguro che lo faccia anche lei. Io vorrei lasciarmi sempre sul discorso dei menu, per quanto riguarda così i menu speciali che si vogliono sperimentare. A me l'idea mi incuriosisce molto, la trovo molto interessante. Tuttavia, mi rilascio al discorso di Luzzi, la signora Luzzi, tanto mi dispiace sentire che appunto non vengono apprezzati e vengono il 90% detto, vengono
puntati. Quindi il dubbio che ho è sull'efficacia del progetto, oltretutto se non viene poi portato avanti parallelamente dall'insegnante che spiega, non so, la cultura che c'è dietro, perché se solo non presentare il piatto sicuramente il bambino preferisce il piatto di pasta al sugo, e se non gli piace appunto è uno spreco del mercato. Quindi l'idea è bella, se non viene apprezzata da chi poi fruisce del piatto la scatola è prima. Grazie. Consigliere capogruppo alla terza, prego cortesemente di fare silenzio così finiamo questo giro di domande. Tu? C'è una... Beh, adesso parla il consigliere la terza, poi dopo parla la signora. Grazie. Ok, grazie Presidente. Dunque, io faccio un po' il riepilogo anche delle cose che mi sono sembrate interessanti, diciamo delle domande già fatte anche dai genitori, quindi riguardo la tracciabilità credo che sia un elemento importante a cui spero la Presidente di Milano Ristorazione insomma, ci possa dare delle risposte. Per quanto riguarda gli scioperi, magari... sicuramente la tematica certo è sociale, però io una cosa che continuo a non concepire è perché nel momento in cui viene fatto sciopero, soltanto se diciamo il bambino non frequenta per 15 giorni ha diritto a una specie di rimborso, per cui è qualcosa che dal punto di, come cittadino diciamo, non mi sta bene, perché io non posso comunque pagare un servizio ogni 15 giorni e il giorno in cui appunto c'è sciopero devo pagarlo lo stesso. Per cui secondo me, appunto avevamo detto Presidente Lo Consolo, che magari riaffrontavamo in consiglio di zona questo discorso. Per quanto riguarda le diete culturali, in effetti siamo ciò che mangiamo da un certo punto di vista, e poi un po' di curiosità magari non guasta. Certo, molte volte si crea tanto scontento perché magari i bambini non apprezzano perché, o perché non sono abituati o perché proprio appunto non è di loro gusto il cibo, per cui come dicevano alcuni genitori magari è il caso di prevedere delle alternative. Non lo so, poi credo che ci siano tanti casi, tipo che so, nel giorno del menù vegano, almeno nella scuola Pianel, era comparso, ironia della sorte, un vermicello nell'insalata, per cui proprio sono cose che immagino succedano, però vermicello e carne, quindi infatti e quindi per questo, cioè per quanto riguarda poi tutta la questione delle segnalazioni, anche alla luce del nuovo regolamento che è stato approvato per la rappresentanza cittadina delle commissioni mensa, non è ancora arrivato in comune? Ok, quindi in pratica sono, le commissioni mensa, mi sembra di capire, poi non so, mi dica lei, sono ancora in un limbo. E in ogni caso, anche se non, diciamo, il regolamento non è ancora completato l'iter, volevo sapere un po' come vengono trattate tutte le segnalazioni e come noi genitori, per dire che so, scuola Pianel piuttosto che un altro, qualunque altro plesso scolastico, il genitore come fa a sapere quali segnalazioni sono state fatte e come è stato risposto? E poi attenzione, in ultimo, la questione delle diete particolari. Milano Ristorazione ha due tipi di diete, un conto sono le diete, diciamo, quelle per motivi culturali ed etiche, però continuano purtroppo ad accadere avvenimenti spiacevoli per quanto riguarda gli allergici. Volevo sapere se Milano Ristorazione sta alzando la guardia, perché comunque mi capita spesso di incontrare, diciamo, persone che rilevano degli errori fatti dagli operatori, e questo non è assolutamente piacevole, perché insomma ne va della salute, certo, se non della vita, purtroppo. Grazie. Velocissimamente, il genitore che voleva parlare, ma veramente un minuto, cioè proprio un attimo. Noi non siamo contrari ai piatti che vengono messi nelle scuole, cioè il vegano, il cinese. Noi non siamo assolutamente contrari,
accettiamo questa cosa, accettiamo l'idea di mettere dentro questi piatti, però che venga detto che noi siamo quelli che non accettano il migliorare o far assaggiare dei bambini questi menù, non l'accetto assolutamente. Sono bambini piccoli e vi dico che i bambini piccoli non hanno bisogno di assaggiare questi piatti come i bambini delle elementari, c'è il bambino che lo mangia e c'è il bambino che non lo mangia, ma non siamo chi a non accettare queste idee, anzi se ci sono delle idee nuove per i bambini è importante, cioè siamo i primi noi genitori che ci mettiamo in prima linea, quindi non diciamo scusate stupidate. Grazie. Posso, grazie. No, cerchiamo di tenere toni. Siamo riusciti per tutta la sera quasi a tenere toni. Ecco, nessuno qua dice le stupidate, ognuno dice ciò che pensa. Grazie. Posso? Buonasera, sono Lorena Caravaglios della Scuola Piane della Primaria. E volevo dire che da noi, riprendendo sempre e rilacciandomi alla questione del menù vegano, non è che il menù non sia stato mangiato o quasi totalmente buttato perché non è stato accettato, dipende anche come si cucinano le cose. Per esempio da noi è arrivato il couscous senza la salsa di zucca, adesso non ricordo esattamente che cosa fosse, e per cui non è stato né la questione del bruco né l'insalata che non apparteneva al menù vegano, ma erano proteine, ci poteva anche stare, ma è proprio è arrivata la roba cucinata malissimo, secca, il couscous appallottolato, per cui insomma è la Pianel, è la scuola primaria Pianel. Coelho. Carlo Coelho, sì, scusi. No, dite il nome delle vie perché la Milano Carlo Coelho è di Pianel. Tant'è che i genitori abbiamo, cioè volevamo addirittura come genitori istituire un piccolo sondaggio tra i bambini per capire il gradimento dei cibi, perché i nostri bambini si mangiano pochissimo, nel senso, cioè non mangiano mai il pasto completo, ma o mangiano primo o mangiano secondo e si butta veramente tantissimo. Grazie. Per l'intervento. Io volevo solo, prima di dare la parola alla dottoressa Iacono, risposte, accennare a un problema. Allora, nel momento in cui tutte le domande che riguardano i rimborsi in caso di sciopero, i pagamenti, non riguardano la Milano Ristorazione. Ecco, e vi dico il perché, perché ormai 20 anni di commissione mensa questa cosa l'ho imparata. La Milano Ristorazione percepisce dal comune una quota fissa a pasto. E basta. Tutto quello che il fatto che riscuotano a pasto erogato, il comune fanno opera di riscossione per il comune, ma non decidono le tariffe, non hanno niente a che vedere. Queste sono cose che a livello politico si decide in consiglio comunale. Quindi suggerirei di lasciare fuori tutta questa tranche del discorso che affrontiamo quando faremo venire qui l'assessore Cappelli, perché è una cosa che riguarda l'educazione e il bilancio, non riguarda la Milano Ristorazione, la quale percepisce una quota fissa a pasto erogato, punto. Per lei percepirlo, che ci sia l'abbonamento mensile, che ci sia la tariffa quotidiana, fa lo stesso, perché non è una decisione che prende la Milano Ristorazione. Questo lo chiarisco così evitiamo di perdere tempo in questo discorso. Grazie. Tante domande. Insomma, partirei prima di tutto per i genitori, che sono quelle che ritengo più, cioè, importanti, rispettarle tutte, ma ovviamente il tema è più, diciamo, forte, sentito per i genitori. Noi non avevamo voluto già in questi giorni pubblicare sul sito appunto rassicurazioni sul tema della provenienza dei prodotti, già sul nostro sito dei prodotti che noi acquistiamo, vuol dire che peraltro come potete vedere in quell'elenco lì sono riportate sul nostro sito sia la provenienza sia che sia, ma anche per regione. Ma non, noi non riusciamo ad arrivare dalla dichiarazione di etichetta, non riusciamo a dire se arriva da Salerno piuttosto che.
però nello specifico noi abbiamo, domani troverete sul sito, perché abbiamo finito oggi la raccolta delle dichiarazioni dei nostri fornitori, e questo è il pacchetto, nonché un elenco dove sostanzialmente dalle dichiarazioni ricevute e dai controlli che noi possiamo mettere in atto attraverso le dichiarazioni e attraverso la lettura dei documenti di trasporto, delle etichette e dei prodotti che vengono consegnati, sostanzialmente dalla Campania, ma insieme alla provenienza Lombardia, Marche, Abruzzo, Toscana, Calabria, Lazio, Sardegna, abbiamo la fornitura di insalata di quarta gamma fresca e verza di quarta gamma del produttore La Linea Verde Natura.com, che in questo periodo non è stata consegnata, o meglio noi non abbiamo, cioè potrebbe provenire da una di queste regioni, ma allo stato attuale della Campania noi non abbiamo ricevuto forniture di insalata di quarta gamma. Per il resto, mele, arance, pere, banane, uva, carote fresche, finocchi freschi, zucchine quarta gamma, broccoli quarta gamma, carote quarta gamma, patate quarta gamma, patate a cubetti di quinta gamma, polpa di pomodoro bio, polpa di pomodoro bio, polpa di pomodoro, verdure surgelate di fagioli, piselli, zucchine e cavolfiori, sono tutte di provenienza di regioni italiane, ma non Campania. Qui domani abbiamo qui, se volete vedere, sono qua, e domani riusciremo a pubblicarlo sul sito. Mi perdoni, i pomodori? Pomodori che hanno indicazione Campania invece? No. Sul sito? Sì. Pomodori Campania. Non sono i pomodori intesi, ma pomodori freschi non ci sono nel mio invernale, quindi non. Beh, ok, ma ovviamente in tempo estivo. Il menù estivo entrerà in vigore ad aprile dell'anno prossimo, ovviamente faremo le verifiche, faremo in modo che di non acquistarlo in quella zona. Ok, e per tutte invece, mi perdoni, le provenienze indicate come Italia in modo generico? Qua è indicato Italia, ma quello che vi stavo no, specifico, a parte che in alcune ci sono anche alcune regioni. In alcune sì, ma non in tutte. Allora, andiamo, vuole che le vediamo una per una? No, se vuole sì, la cosa che noi chiedevamo proprio dove è indicata come provenienza solo l'Italia, che vengono specificate le regioni. L'indicazione delle regioni che le ho appena detto. Però se fosse come regione eventualmente in una di queste indicate la Campania, non è previsto che venga detto il comune. Esatto, ho capito correttamente. Sì, esattamente, sì. Come mai? Perché non, cioè la provenienza può essere tipica, cioè può essere indicata per legge la frutta fino alla regione di provenienza. Perfetto. Nel caso in cui qualcuno lo volesse invece sapere in maniera specifica, vista appunto la problematica della terra dei fuochi. Noi l'abbiamo appena chiesto, queste abbiamo le dichiarazioni che si riferiscono anche alle zone, quindi anche Campania, zona Salerno piuttosto. Quindi verranno indicate le zone da domani? Sì, okay. Sul sito. Noi produciamo le dichiarazioni che abbiamo ricevuto, quindi. Poi garanzia, voglio dire, noi ovviamente dobbiamo qua, non riusciamo ad arrivare fino, cioè non possiamo andare in campagna a vedere se il produttore quello. Se il produttore dice il vero, mi sta dicendo. Insomma, non. Voi diciamo che indicherete a seconda di quello che vi diranno i produttori la zona di provenienza, poi che sia quella o meno, insomma, è. No, vabbè, no, tenete conto. È garanzia del produttore, allora, non dichiarare il falso. La verdura ci mancherebbe, anche perché se lo fa con una pubblica amministrazione sono fuori il giorno dopo. E, le regioni sono indicate, cioè per legge devono indicare la provenienza, cioè Italia e la regione dell'Italia. Ok, questo è di legge, per cui sulle cassette, se lei va nelle nostre cucine, troverà le cassette con l'etichettatura con su scritta Italia, Sicilia, piuttosto che un'altra regione d'Italia. Questo è di legge. Ok, quindi da domani dove ci sarà la scritta Italia sul vostro sito noi sapremo anche da quale regione. Ho capito correttamente? No. Ecco, questa tabella qua sì. Non possiamo, cioè non è chiaro, cioè ci sono le regioni comunque ci sono già indicate per alcuni prodotti. In riferimento alla frutta e verdura noi abbiamo chiesto garanzie ai nostri fornitori che non provenissero dalla cosiddetta terra dei fuochi.
e ci hanno dato, quindi ovviamente dove ci hanno detto che non, comunque non comprano in campagna, ci hanno detto quali sono le riconfermate le regioni di provenienza, che peraltro sono quelle che poi trovate sulle etichette. E quindi da domani questa cosa che sta dicendo lei sarà sul sito. Perfetto. Per cui dopo c'è scritto i campi, lei ci scrive e noi. No, no, perché appunto per cui dove ci sarà scritto Italia, da domani sapremo quali sono le regioni. No. No. No, siamo punti a capo, per cui di quello di grazie. No, scusi, non ho capito, quindi vorrei capire con chiarezza dove c'è scritto l'indicazione soltanto la parola Italia, come si fa a capire da quali regioni provengono? Linkeremo sul sito nelle news con l'argomento prodotti provenienti dalle terre, dalla terra dei fuochi, ci sarà un comunicato dove diremo pubblicheremo le dichiarazioni dei nostri fornitori, dove in realtà dovremo anche chiedere una liberatoria, vabbè, comunque faremo un comunicato, spero chiaro e soddisfacente, per dove diremo le cose che le ho dette adesso. La tabella materia prima rimane così, chiaro, perché queste sono dichiarazioni aggiuntive rispetto a quelle che sono le indicazioni di legge che noi dobbiamo riportare, perché se ci mettiamo per ogni prodotto a chiedere aiuto. Beh, è importante. No, certo, certo, capisco che no, però è fondamentale. Voglio dire, no, cioè, c'è una rintracciabilità di filiera che alcuni fornitori ci garantiscono, ma voglio dire, non stiamo a riportare tutta la filiera. Ma è questo proprio che è fondamentale per. Ma non lo è per tutti i prodotti, me lo consegno, cioè non è così. Cioè, lo è. Comunque, prego, visto che consigliere tutte quali, quelle facciamo sì, e volevo chiedere, quello che abbiamo visto così, c'è cartaceo da qualche parte? Se no, uno... una cosa poi ci faccio. Ok, grazie gentilissima. Scusate, volevo sapere su quale sito volevo andare per trovare milanoristorazione.it milanoristorazione.it. Scusate, quindi perché io domani dovrei comunicare alle mamme e non solo una risposta chiara, per cui per quanto riguarda i pomodori provenienti dalla campagna che entreranno nel menù estivo, voi farete una comunicazione in cui garantirete che i pomodori non verranno presi dalla campagna? Sì, perfetto. E in queste news quindi la salsa di pomodoro idem, cioè le materie prime, nonostante la salsa di pomodoro venga confezionata per ipotesi a Reggio Emilia, le materie prime si possa nemmeno si deve, no, non si può, mi perdoni, si deve, perché queste terre sono inquinate con rifiuti radioattivi, quindi si deve. Ne leggo questa tanto per cioè chiudere l'argomento. Fornitore Brio di polpa di pomodoro. Oggetto, provenienza materia prima per linea rossa, dice, con la presente si dichiara la provenienza del pomodoro bio utilizzato per la produzione della polpa di pomodoro da agricoltura biologica fornita a Milano Ristorazione. In dettaglio, trasformatore Opoe, marchio Cavicchi, fusti e bag in box, origine materia prima pomodoro, Emilia Romagna. Trasformatore Rispoli, marchio Brio, lattina da 400 grammi da 2500 grammi, origine materia prima pomodoro, Puglia e Basilicata. Questo è chiarissimo. Ok, perfetto. Quindi seguirà a breve una relazione sulla rintracciabilità del lotto di produzione con specificati nominativi delle aziende produttrici della materia prima e la relativa certificazione. Più o meno a breve quanto? Non si sa di completo. No, mi perdoni, però a noi questo interessa sapere. Cioè, io capisco che. Capite bene che la questione è di questi giorni, vuol dire, non è di. Beh, insomma, saranno almeno 20 anni che se ne parla, però a prescindere di questi giorni, diciamo, di conoscenza pubblica, perché alcune trasmissioni lo hanno reso plateale pubblico, è una questione che si conosceva da tempo. Per cui a breve. Grazie. Prego. Buongiorno. Pomodori al passo da Emilia o un attimo, anche sulla mozzarella e il latte, perché la mozzarella è italiana, scusate, certo. Anche sulla mozzarella si può fare la stessa indagine sull'olio ad esempio. Dobbiamo dare modo almeno mettere una cosa velocissima perché le domande sono chiuse, dobbiamo dare. Volevo sapere anche alle quattro scuole. Volevo sapere se i pomodori al passo da Emilia o si.
altri posto che arriva pomodoro qua. Come scusi? I pomodori arriva solo da Emilia o c'è altri posto che. No, ha detto Emilia, Puglia e Basilicata. Ha detto se arriva solo da Emilia, Puglia e Basilicata. Adesso dobbiamo dare al modo alla Presidente Iacono di rispondere anche alle altre domande, perché altrimenti lasciamo senza risposta il grosso delle. Allora, menù vegano, così menù vegano, menù speciale, menù dell'integrazione. E, allora, sull'esito del menù vegano, era un po' sotto l'occhio di tutti, che non è andato come noi speravamo. La qualità mi sembra che era buona, giustamente come diceva la signora, dove abbiamo avuto un maggiore gradimento e dove ovviamente la cucina ha preparato non un couscous ma un piatto di grano saraceno con crema di zucca, e il tofu, per quanto abbiamo cercato di camuffarlo come se fosse un formaggio, non è stato comunque gradito, perché il goccino di salsa di soia dandogli quel marroncino ha fatto sì che il bambino non l'abbiamo fregato. Noi pensavamo che col tofu poco saporito potesse essere comunque fatto tocchettino, cioè ci abbiamo pensato, l'intenzione era buona, poi non è andata bene, ovviamente anche a noi non ha fatto piacere che tanto cibo sia andato nella spazzatura. Sicuramente di questa esperienza faremo tesoro, e come diceva la signora, sicuramente se vogliamo andare a proporre un piatto molto caratterizzato come è stato in occasione del menù vegano, ne proporremo uno solo e non tutto il menù. E perché questa scelta considerata così estrema? Intanto avevamo già fatto i tre menù che li avevano preceduti, che è stato il menù cinese, che è la popolazione più rappresentata in ambito scolastico. A seguire il peruviano e il lombardo l'abbiamo volutamente messo tra i due, ha previsto nel primo piatto sempre riso alla cantonese, riso alla milanese, riso non mi ricordo più come, e sui tre menù abbiamo fatto, cioè come secondo piatto, la cotoletta alla milanese per il menù lombardo e il pollo nel menù cinese e menù peruviano. Purtroppo pollo e riso sono i prodotti maggiormente disponibili sul nostro pianeta, quindi ricorrono più facilmente anche in quanto cosiddetto cibo dei poveri. E quindi, essendo un menù vegano, abbiamo detto ovviamente non volevamo fare una pasta al pomodoro perché non sarebbe stato riconosciuto come menù vegano. Abbiamo dato fiducia forse un po' troppo ai nostri cuochi per quanto riguarda, ma senza nemmeno dargli colpa, nel senso che fare un menù nuovo, anche se avevamo fatto delle prove, appunto non ha dato lo stesso esito dappertutto. E l'intenzione, oltretutto, questo menù aveva consentito di poter appunto gestire buona parte delle diete speciali, perché andava bene per gli intolleranti al latte, per i celiaci, e quindi davano l'occasione di includere tutti i bambini che normalmente quando facciamo queste menù cosiddetti speciali o dell'integrazione, per motivi di sicurezza sanitaria, rimangono esclusi da questa cosa. Faccio presente che stiamo parlando di 5 giornate su un totale di 172 giornate.